Quaresima domenica del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore. Mai senza l'altro. Tema della prima lettura. Ti ho fatto sentinella, custode, voce per i tuoi fratelli. Tema di Paolo. Avete un solo debito da versare ognuno nel cuore dell'altro, quello di un amore reciproco. In una società di competizione il cristiano è diverso, è custode, debitore, intercessore degli altri, non un pretendente, ma un debitore verso i genitori, gli amici, coloro che ti fanno vivere perché ti vogliono bene. In una società dove l'uomo è solo un essere sociale, il credente dice che questo non basta, che dove due o tre sono riuniti nel nome di Cristo, lì c'è Cristo stesso, Dio seminato nei solchi dell'umanità. Quando due o tre si guardano con pietà e verità, lì c'è Dio. Quando un uomo dice a una donna, tu sei carne della mia carne, vita della mia vita, lì c'è Dio. Cuore del loro cuore, nodo degli amori, legame delle vite. Quando un genitore e un figlio si guardano e si ascoltano con amore, lì c'è Dio. Quando l'amico paga all'amico il debito del reciproco affetto, lì c'è Cristo, l'uomo perfetto, il fine della storia umana, punto focale dei desideri, gioia di ogni cuore, pienezza delle aspirazioni, forza che ti fa patire, energia che ti mette in cammino verso tuo fratello. Se il tuo fratello commette una colpa, tu va, esci, prendi il sentiero, bussa alla sua porta. Dio è una strada che ci porta gli uni verso gli altri.
Se il tuo fratello sbaglia, tu va, tu avvicinati, tu cammina verso di lui. Che cosa mi autorizza a intervenire nella vita dell'altro? Solo questa parola, fratello. Solo se porti il peso e la gioia dell'altro, se ne conosci le lacrime, se ne sei fratello, sei autorizzato ad ammonire. Ciò che autorizza non è la verità, ma la fraternità. I cristiani sono coloro che fanno la verità nell'amore, coloro che non separano mai verità e amore, per non farli morire. La verità senza amore porta tutti i conflitti, alle guerre di religione, ai sacri macelli. Mettere la verità prima della persona è l'essenza della bestemmia. D'altro canto, l'amore senza verità è sterile, perché è amore per caso, fortuito, senza progetto né futuro. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Questo verbo è stupendo. Il fratello è un guadagno, un tesoro per te e per il mondo, un talento, una ricchezza per Dio e per la terra. Per questo un celebre detto ebraico assicura: chi salva un solo uomo salva il mondo intero. Tutto quello che scioglierete allora, come lui che ha sciolto Lazzaro dalle bende della morte, e tutto quello che legherete, come lui ha legato a sé uomini e donne capaci di scommettere sull'invisibile e sulla croce. Tutto quello che scioglierete avrà libertà per sempre. Tutto quello che legherete avrà comunione per sempre. Perché Dio dona eternità a tutto ciò che di più bello hai seminato nel mondo.